Lo svago d'un uomo itinerario, per andare negli stessi luoghi. Le vite più abitudinarie e tranquille a Smeraldina trascorrono senza ripetersi. La città contemporanea visibile ed invisibile è il titolo della mostra d'arte alla Galleria Marcantoni di Pedaso. I temi dell'allestimento sono le trasformazioni dei centri abitati, la velocità e il dilagare della modernità. Da che cosa nasce questo progetto così composito? In questa esposizione sono stati appunto messe al nudo molte opere di artisti che hanno visto la città in modo contemporaneo, appunto, in un linguaggio artistico che parte dal secondo dopoguerra e vede la presenza di molti artisti e di molte personalità che hanno fatto la storia dell'arte. Diciamo, una galleria d'arte è sempre un contenitore adatto per la presentazione, diciamo, e la divulgazione di tutto ciò che è il linguaggio artistico, quindi un linguaggio che può essere non solo un linguaggio appunto di arti visive, ma anche un linguaggio letterario, un linguaggio musicale. Quindi anche questa sera il tutto è stato aperto e è stato dato in là appunto con un evento che ha visto protagonista sia la musica che la letteratura che appunto l'arte visiva stessa. È una mostra che, diciamo, ha la presunzione di farci riflettere anche su come una città dovrebbe essere vista e su come l'occhio dell'artista, che di solito è sempre un occhio che anticipa i tempi, racconta e ci fa vedere la città in maniera appunto diversa, con un linguaggio artistico diverso e molto più meno convenzionale e più originale, ecco. L'esposizione si sviluppa attraverso le rarefazioni dei lavori del maestro contemporaneo Alberto Burri, passando per i visionari paesaggi autobiografici dell'artista milanese Umberto Mariani, giunge alla New City dell'artista romana Giosetta Fioroni. La città continua ad essere raccontata in maniera originale, con un linguaggio artistico non convenzionale, unico e diverso da artista ad artista. E le opere esposte si trovano le creazioni di Vector Pisani, Walter Valentini, Fausto Luzzi, Anna Boschi e altri autori del panorama artistico internazionale. Fausto Luzzi, uno degli artisti in mostra, un momento importante con un quadro che ha già diversi anni. Che periodo della sua vita rappresenta e della sua arte? Un periodo, 30 anni fa, perciò eravamo nell'80, 70, non mi ricordo adesso, 70, 80. Era un periodo che stavo svolazzando tra la terra e il cielo. Svolazzavo in senso fanciullesco, così. Il sentire da adesso di Fausto Luzzi qual è? Sto nel microcosmo adesso, perché ho scoperto che nel microcosmo sono delle verità macrocosmiche, scientificamente dimostrato pure. Come si è evoluta la sua arte in questi decenni? Non lo so se si è evoluta o il contrario, però continuo questa scoperta, questa ricerca nel microcosmo. E poi surrealismo nel microcosmo, però no, il surrealismo quello classico, antico. Un artista di quelli davvero importanti del passato, col quale si sente vicino, che sente che la rappresenta in qualche maniera, chi potrebbe essere? Io il più amato da me è il nostro Osvaldo Riccini, che è un grandissimo, secondo me, il più grande di tutti, ma di tutti anche quelli più conosciuti. La cerimonia di inaugurazione è stata arricchita dalla performance di Cristina Lanotte, che dà voce alle parole tratte dall'opera di Calvino, accompagnata al pianoforte dal maestro Martelli e con una performance in fieri per tutti gli spettatori. Questa sera abbiamo visto una piccola parte, diciamo, uno studio dedicato alle città invisibili di Italo Calvino e che aprirà un po', diciamo, lo spettacolo che verrà fatto il 30 marzo a Campofilone, il pomeriggio.
Sono illustratrice, però ovviamente mi avvalgo di diverse tecniche, tra cui quella lavagna luminosa, dove tutto il lavoro cresce, diciamo un po' legato all'improvvisazione. Quindi abbiamo visto due città tratte proprio dalle Città Invisibili di Calvino. E lo spettacolo del 30 marzo verrà fatto insieme all'associazione di Deborah Mancini, un'attrice, diciamo, che mi aiuterà in questo percorso. Il materiale utilizzato e che quindi crea un divenire continuo è stato all'inizio la sabbia. Sì, inizialmente la sabbia, che è, diciamo, una tecnica abbastanza classica, cioè già sperimentata, e poi, diciamo, però mi avvalgo di diverse tecniche, quindi l'utilizzo dell'olio, dell'acqua, maschere realizzate da me stessa, diciamo, con colori per il vetro, mascherine su ombre bianche e nero, diciamo, cerco di lavorare su, ricercando continuamente, quindi con diverse tecniche. Un volume invece ha fermato alcune, ha fatto delle istantanee di alcuni lavori, un volume che uscirà a breve. Sì, sicuramente ci sono dei video, delle foto, diciamo, di tutto il lavoro, a parte quello legato all'illustrazione di cui mi occupo, insomma, per bambini solitamente. E il libro è in uscita? Sì, entro 2 o 3 settimane, diciamo, sì. In chiusura di cerimonia la degustazione di vini offerta dalla cantina Lesenate. Gustare l'arte, gustare il vino, che vino in particolare si sta gustando stasera a questa mostra di arte contemporanea? E questa sera abbiamo